Ciao ragazzi e bentornati sul vostro canale virtuale preferito. Oggi andiamo ad analizzare senza il nostro Oculus le differenze tra il modello attuale, che come sapete è un kit per gli sviluppatori, e i modelli che dovranno uscire o quantomeno di cui si vocifera. Lo faremo grazie ad un'applicazione sviluppata da Michael Blix, spero di aver pronunciato correttamente il suo nome, che ha appunto creato questa piccola app online che ci permette di simulare la grafica attuale, o meglio il display attuale e quelli futuri o ipotizzabili. Clicchiamo quindi all'indirizzo riportato nella descrizione del video e passiamo al nostro simulatore che ora sta generando il mondo. Perfetto, eccolo qua. Bene ragazzi, stiamo quindi vedendo una simulazione della visuale che abbiamo grazie all'Oculus Rift Developer Kit 1. Ora, come vedete, è abbastanza pixelosa. C'è da dire che sicuramente il fatto di avere una visione immersiva comunque inganna moltissimo il nostro senso della vista e il nostro orientamento, insomma, si rende veramente all'interno dell'ambiente, per cui a un certo punto i pixel passano in secondo piano perché siete così presi da quello che sta succedendo attorno a voi che non vi daranno più di tanto fastidio. Certo è che impediscono l'utilizzo in alcune applicazioni, ad esempio potete vedere che leggere una scritta molto piccola diventa impossibile se non si è abbastanza vicini. Ok, andiamo a vedere cosa invece succederà con una risoluzione maggiore. In questo caso siamo in Full HD e vedete che la situazione è già cambiata parecchio. Potremmo poi avere un CV1, ok, e qui direi che è veramente carina, e abbiamo infine i 4K che sarebbero a questo punto spettacolari. Abbiamo poi anche, come vedete, l'immagine che risulta leggermente prolungata sullo schermo come impressione. Spiego meglio: quando vi muovete persiste l'immagine precedente, ok? Tra le ipotesi dei futuri Oculus c'è anche quella di uno schermo a bassa persistenza, e quindi vedete che a questo punto il movimento è perfetto. Ok, che dire, visitate il sito e date un po' un'occhiata, sperimentate, in modo da essere sicuri di non rimanere delusi quando indosserete il vostro Oculus. Potreste essere anche fortunati e accingervi ad acquistare il Developer Kit 2, chi lo sa, sta per uscire veramente come dicono. Bene, vi attendo quindi per i prossimi video con il nostro Oculus Rift. Indipendentemente dalla risoluzione che avrà, sono sicuro che ci divertiremo moltissimo, per cui allacciate le cinture di sicurezza virtuali e tornate nella realtà per simulare l'Oculus col quale simulerete i mondi. Insomma, a presto! Voglio lucertolone o niente? No, tu sei solo uno scheletto. Ma sono tutti uguali, sono uno scheletto. Sei uno scheletto. Sei uno scheletto, non sai fare niente. Io voglio o sono io che continuo a entrare nella stessa. Voglio parlare col capo, voglio parlare con l'uomo ma primo. Perché allora, io scelgo questi giochi? Ragazzi, no, ma non c'è il gioco.